Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Sì, è una rassegna nata 17 anni fa, nel 2001, con mezzi praticamente di fortuna, perché eravamo 2, 3, 4 amici al bar con pochi mezzi. Abbiamo iniziato questa avventura che dura già da tanto e aveva la finalità di divulgare una musica di nicchia come la musica jazz e nel contempo riavviare, diciamo, questa vivacità dei centri storici, dei nostri centri storici bellissimi, che naturalmente a quando abbiamo iniziato erano abbandonati. Ora invece sono progrediti a tal punto che non si contano più i locali. Quest'anno abbiamo 4 ospiti internazionali e 4 gruppi locali. Gruppi locali non è una deminuzio, cioè il gruppo locale. Noi in Puglia abbiamo molti musicisti di talento, no? Che è giusto far esibire, è giusto promuovere. Fra gli artisti internazionali abbiamo questa band di stasera di Maurizio Rolli, c'ha un batterista americano e un Otmar Uruzzi, un pianista molto bravo. Naturalmente sono stranieri, però suonano con degli italiani perché si incontrarono, diciamo, in America, in California, in un'occasione, diciamo, di pregio, e hanno costruito un progetto che adesso sta avendo fortuna. Poi domani abbiamo un batterista americano che è nella storia del jazz contemporaneo, Peter Erskine, e poi abbiamo un pianista tedesco e per finire una cantante, una pianista non vedente molto, molto nota, diciamo, si chiama Diane Shore, che canterà, diciamo, il jazz mainstream, il jazz della tradizione. Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami.